Ci siamo? Allora, vedo già 30 persone che si sono collegate, aspettiamo anche gli altri e poi iniziamo. Innanzitutto vi do il benvenuto su Tutored, bentornati sulla nostra piattaforma se già ci siete passati nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, negli ultimi mesi. Mi presento rapidissimamente, sono Giuseppe, mi occupo dei webinar di Tutored e oggi do il benvenuto al team di Inguit. Vedo qui collegate Giulia e Francesca, ma aspettiamo anche gli altri. Eccoli qui, accendono le loro telecamere. Ciao ragazzi, benvenuti. E con voi approfondiremo l'Italia del 5G, quindi cosa significa portare una trasformazione digitale nel nostro paese. Vedremo quindi insieme un po' gli aspetti più importanti, ma anche e soprattutto i ruoli, perché quello che facciamo su Tutored è orientare persone al lavoro del domani, ma allo stesso tempo anche a quello di oggi. Inuit costituisce una realtà del presente e quindi con loro vedremo insieme quelli che sono i punti salienti. Io tra pochissimo vi lascerò la parola. Consentitemi giusto di dire che sulla barra di sinistra c'è tutto quello di cui avete bisogno durante la diretta, quindi per commentare, interagire con gli speaker, cliccate su Conversations, che è di fatto la chat dell'incontro, e scrivete lì pensieri, commenti, poi li leggiamo. Durante la live, le domande invece, quelle di carattere un attimino più personale, se avete da chiedere qualche curiosità, informazione, con una breve descrizione anche del vostro background accademico, vi invito a farle nella sezione Question and Answers, perché poi è più comodo per noi condividerle sullo schermo e quindi poi rispondervi. E poi invece in basso sulla destra c'è un simboletto bianco con lo sfondo nero e se ci cliccate avrete la possibilità di decidere come visualizzare il vostro schermo. Allora, io do il benvenuto a Giulia Baronci, HR Talent di Inuit, anche a Christian Canestri, R&F Antenna Engineer in Inuit, a Fayez Abusayoun, Infrastructure e Administration Specialist, a Francesca Di Cesare, che si occupa invece di Finance, a Giulia Ciccone, Network Evolution Innovation Specialist, e siamo al completo perché appunto con voi, come detto prima, andremo a conoscere i dietro le quinte di Inuit, che fa parte del nostro network e che adesso si racconta alla nostra community. Ho parlato già tanto, vi lascio il palco. Come vi ho detto prima, sarò qui dietro le quinte, quindi per qualsiasi cosa fate riferimento a me. Grazie mille. Grazie a tutti, ciao a tutta la community, io sono Giulia Baronci, sono all'interno del team HR di Inuit dove mi occupo delle attività di talent acquisition, employer branding, development e learning. Sono qui per farvi conoscere Inuit e il suo ruolo di fatto sul mercato italiano e nel contesto della trasformazione digitale. E come Inuit e le sue infrastrutture rappresentino un po' la tecnologia abilitante per consentire la più ampia diffusione dei servizi digitali. Qual è la nostra mission? La nostra mission è supportare sicuramente gli operatori di telecomunicazioni nella realizzazione delle reti mobili, anche per lo sviluppo del 5G, necessarie nel processo di trasformazione digitale. Inuit è l'acronimo di Infrastrutture Wireless Italiane ed è la prima TowerCo italiana per numero di siti gestiti, la seconda a livello europeo. Abbiamo un parco torri di 23.000 asset diffuse in tutta Italia, in maniera anche piuttosto capillare, mediamente una torre ogni 3 chilometri. Che significa avere le torri? Significa avere gli asset di carpenteria dove vengono ospitate le antenne dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia. Siamo anche neutral host, questo significa che qualsiasi operatore ne faccia richiesta, noi ne diamo l'autorizzazione affinché possa essere ospitato all'interno delle nostre torri. I nostri main customer, come si vede dalla slide, sono i più importanti operatori del mondo delle telecomunicazioni che operano oggi in Italia. Parliamo un pochino di storia di Inuit. Inuit è, come vi dicevo, la prima TowerCo italiana per numero di siti gestiti e la sua storia ha origine nel marzo del 2015, a seguito dello spin-off del ramo Tower di Telecom Italia, deputato alla gestione operativa e alla manutenzione del parco torri. Nel marzo del 2020 Inuit ha iniziato un percorso di crescita organica realizzato attraverso la
la fusione con Vodafone Towers. E oggi di fatto Inwit è il risultato della fusione delle infrastrutture di TIM e di Vodafone. Ultimo, diciamo, step della nostra crescita, sicuramente del nostro percorso di crescita, è rappresentato dall'ottobre 2021, quando abbiamo acquisito 700 impianti radioelettrici che coprono circa 1000 chilometri di gallerie stradali e autostradali. È poi un'azienda che pone al centro delle proprie scelte di business la sostenibilità, e le nostre attività sono votate ad un approccio sostenibile. Abbiamo redatto nel 2021 il primo report di sostenibilità, focalizzato su 5 pilastri e costruito a partire dall'agenda 2030 dell'ONU. Abbiamo realizzato anche la prima torre in legno come materiale in alternativa rispetto alla acciaio, è sicuramente più sostenibile, e abbiamo preso l'ambizioso impegno di arrivare alla carbon neutrality entro il 2024. In funzione poi dello sviluppo tecnologico, abbiamo anche inserito nella nostra offerta la realizzazione di coperture indoor e outdoor con small cells, microcelle e DAS, distributed antenna system. Che cosa sono queste, che poi vedete anche nella slide, nel secondo punto? Sono delle micro antenne che consentono di ottenere una copertura ottimale di siti con forte frequentazione, sia indoor sia outdoor, che sono particolarmente importanti in vista della transizione che stiamo vivendo in questo momento dal 4G al 5G. Sono infatti delle micro antenne che rafforzano e migliorano la ricezione del segnale degli operatori in aree dense e affollate. Abbiamo installato DAS ad esempio all'interno di stabilimenti produttivi, come può essere lo stabilimento produttivo di Philip Morris a Bologna, o ancora all'interno delle università, come l'Università Luis Guido Carli o la Federico II di Napoli, all'interno di stadi, di centri commerciali, di ospedali, e sono tutte infrastrutture che abilitano a passaggi successivi di innovazione. E in primis, ad esempio, la telemedicina, il fenomeno delle smart cities e quant'altro. Quindi le nostre tecnologie sono tecnologie a supporto degli operatori di telecomunicazioni che abilitano a successivi passaggi di digitalizzazione. E in linea con questa crescita, il business di Inwit, stiamo studiando dei progetti innovativi per rendere le nostre torri, le nostre infrastrutture da passive ad attive. E stiamo evolvendo verso il concetto della Tower as a Service, quindi in grado di offrire servizi integrati, un po' andandoci a riferire al modello di business sostenibile e di economia circolare di prodotto come servizio. E Inwit infatti condivide i propri asset, le proprie infrastrutture, assicurando anche la manutenzione con una serie di clienti, con una serie di operatori del mondo delle telecomunicazioni. E allo stesso tempo le torri diventeranno, in una nostra ottica futura, dei centri tecnologici. Oltre a ospitare, diciamo, i sistemi di radiofrequenza, avranno anche la possibilità di ospitare droni, avranno la possibilità di ospitare altri sistemi di comunicazione, fino chiaramente anche ai droni. E si profila quindi un'evoluzione di Inwit verso torri intelligenti e lo sviluppo di business adiacenti, dall'IoT all'hosting di mini data center, fino ad arrivare appunto ai droni. Questo per farvi capire, poi su questa slide ci tornerà la mia collega Giulia, come Inwit oggi ricopre un ruolo di protagonista nella transizione digitale e nel superamento del digital divide italiano. Siamo a supporto degli operatori, come vi dicevo, delle telecomunicazioni, attraverso le nostre infrastrutture, macro siti o DAS o small cells, abilitiamo le opportunità tecnologiche del futuro. Lascio la parola a Christian e a tutti gli altri miei colleghi per sicuramente una spiegazione più puntuale e tecnica del nostro business. Grazie. Grazie Giulia per l'introduzione, buonasera a tutti, io sono Christian Canestri e lavoro come RF and Antenna Engineer in Inwit. Quest'oggi vi mostrerò un po' di dettagli sulle attività lavorative che svolgo. Per prima cosa però, diciamo, spendo due parole sulla mia carriera accademica. Io mi sono laureato in ingegneria elettronica alla triennale
e poi in ingegneria delle telecomunicazioni alla magistrale. Dopodiché ho iniziato a lavorare nella mia prima esperienza lavorativa. Ho lavorato per circa 6 anni in una società che si chiama Electronica Group, quindi diciamo in ambito difesa, e mi occupavo lavoravo come antenna ingegnere, quindi mi occupavo di progettazioni di sistemi di antenne per apparati militari, quindi di difesa. Da settembre 2021 lavoro in Inuit all'interno del gruppo di Radio Engineering. E in particolare il gruppo di Radio Engineering si trova all'interno dell'ambito di Technology and Operations, nella funzione di Development and Implementation, e ha principalmente la mission di andare a realizzare una progettazione esecutiva che vada a garantire la copertura radiomobile sia indoor che outdoor, che sia diciamo di rispetto nei confronti sia dei limiti di sicurezza che sono relativi a diciamo l'esposizione dei campi elettromagnetici, sia agli standard che vengono appunto definiti e richiesti dai vari clienti. Questa tipologia di copertura può essere realizzata tramite dei macrositi, anche definiti come stazioni radiobase, oppure DAS, che sta per Distributed Antenna Systems, e infine tramite small cells. In particolare con le stazioni radiobase riusciamo a realizzare quelle che sono le classiche coperture radiomobili outdoor tramite le varie tecnologie, quindi anche tramite le celle che ben conosciamo. Dove però non riusciamo a coprire in maniera efficace con le stazioni radiobase esterne, andiamo ad utilizzare appunto dei sistemi come ad esempio i DAS che permettono una copertura radiomobile che è essenzialmente dedicata e principalmente diciamo indoor. Inoltre, con questa tipologia di sistemi abbiamo la possibilità di poter lavorare sia come multioperatore che come multifrequenza, quindi ci sono tutte le tipologie di operatori che vogliamo, e chiaramente lavorando multifrequenza abbiamo anche tutte le tecnologie, quindi GSM, LTE, 5G e via discorrendo. Il sistema con i DAS è un sistema di tipo centralizzato e quindi ci permette di ragionare in ottica settori. E questo è utile perché chiaramente quando si va a ragionare su un numero differente di utenti, avere dei settori che li possono gestire è una cosa che sicuramente gioca a nostro favore. Infine ci sono le small cells che permettono una copertura principalmente outdoor dedicata, hanno la necessità di essere connesse alla rete di backhauling dell'operatore, anche in questo caso permettono di andare a ragionare sia con un sistema di tipo multioperatore che multifrequenza, ma in questo caso chiaramente hanno la necessità di dover gestire l'handover, quindi non una settorializzazione, quindi non un sistema centralizzato come nel caso dei DAS. Tutti questi sistemi in realtà nella vita quotidiana di tutti i giorni li possiamo riscontrare, in particolare partendo da sinistra, dall'immagine di sinistra andando verso destra, vediamo che c'è una stazione radiobase di tipo rooftop, quindi diciamo montata su un palo che viene montato sul tetto degli edifici. Si possono individuare le varie antenne degli operatori che sono dispiegate a 360 gradi intorno al palo, anche un collegamento punto punto con ad esempio delle antenne a parabola e via dicendo. Nella seconda immagine invece c'è un DAS, è mostrato un DAS all'interno dell'edificio. Come si può vedere sono evidenziate due antenne a pannello, in questo caso l'edificio è il Museo Maxxi di Roma. E appunto queste due antenne sono due antenne che vanno a realizzare la copertura della zona che viene mostrata dall'immagine. Anche all'interno delle gallerie, chiaramente, non abbiamo di per sé una radiazione, diciamo, che viene dall'outdoor, quindi una stazione radiobase non riesce a coprire all'interno di una galleria, e per questo quello che si fa solitamente è realizzare un sistema appunto DAS che vada a ripetere il segnale esterno per riportarlo all'interno della galleria stessa. Infine, come concetto di small cell, si può vedere come appunto abbiamo due small cell che sono due antenne relative ad una small cell che sono appunto installate su un palo della luce, e questo ci fa capire come questa tecnologia sia altamente integrata all'interno appunto dell'ambiente circostante e a basso impatto visivo. Andandoci a focalizzare su quello che sono i DAS, come dicevo in precedenza, appunto il sistema DAS viene utilizzato per realizzare coperture indoor dedicate. Ci sono tre principali tipologie di DAS, che sono i DAS repeater e il DAS puro. Nella concezione di repeater, quello che abbiamo è un'antenna donatrice, quindi un'antenna che viene installata, ad esempio, sul tetto di un edificio che va a prendere il segnale dall'esterno,
e lo riporta, appunto, lo ripete all'interno dell'edificio stesso. Mentre con il DAS repeater si ha ancora un'antenna donatrice, quindi la sorgente, quando parliamo di antenna donatrice, è sempre una stazione radiobase esterna, una o più stazioni radiobase esterne. Dopodiché, però, nel DAS repeater all'interno abbiamo una master unit centrale e delle remote unit che permettono di effettuare determinate elaborazioni del segnale che vengono dispiegate all'interno dell'edificio e poi tramite delle antenne andiamo a realizzare la copertura RF. Infine, con il DAS puro, il DAS puro viene definito come un sistema totalmente indipendente. Perché? Perché la sorgente me la creo internamente, quindi io diciamo, mi metto d'accordo con l'operatore che va ad installare una propria BTS, che sta per Base Transceiver Station, all'interno dell'edificio. A quel punto, una volta che ho la sorgente, ho ancora una master unit centrale, le varie remote unit, e quindi poi vado a collegarmi alle antenne ad effettuare la copertura. Chiaramente, come dicevo, la master unit e le remote unit, la master unit è singola, le remote unit sono N, ogni remote unit può andare a gestire un numero vario di antenne, ad esempio solitamente, poi dipende da caso a caso, si utilizzano una decina di antenne per remote unit. Effettuano quindi master unit e remote unit l'elaborazione del segnale, ossia ci permettono fondamentalmente di digitalizzare, filtrare, amplificare, andare ad aggregare vari segnali e via discorrendo. Infine abbiamo la distribuzione del segnale, avviene tramite delle antenne che sono fondamentalmente di due tipologie, poi chiaramente ci sono differenti marche, insomma, che permettono di realizzarle. Abbiamo antenne omnidirezionali e antenne array o antenne a pannello. Le antenne omnidirezionali diciamo, permettono di andare ad irradiare la radiazione elettromagnetica a 360 gradi nello spazio, questo può essere utile in determinati casi, mentre le antenne a pannello vanno a focalizzare la radiazione elettromagnetica in un settore fisico dello spazio stesso. Andando un pochino di più nel dettaglio di quello che può essere un progetto per un sistema DAS, possiamo vedere che fondamentalmente un progetto si differenzia in un progetto schematico ed un progetto diciamo basato su una planimetria. Nell'immagine di sinistra vedete appunto lo schematico in cui sono mostrate, diciamo, le quattro tecnologie che vengono ad essere considerate in questo sistema, che sono, non so se riuscite a vederlo, comunque GSM 900, LTE 1800, UMTS 2600 e poi abbiamo LTE 2100. In particolare queste tecnologie vengono ad essere appunto riportate all'interno dell'edificio di interesse tramite degli splitter, dei tapper, che sono dei componenti a microonde, e poi abbiamo in questo caso 8 antenne solamente di tipo omnidirezionale che appunto realizzano la copertura radiomobile. Nella planimetria con impianto, quello che si ha è che questo sistema viene ad essere riportato all'interno della planimetria stessa, quindi si può vedere come ci sono i vari posizionamenti delle remote unit e diciamo le antenne vengono dispiegate in maniera opportuna per realizzare la copertura richiesta. Una volta che si effettua questa tipologia di simulazione, chiaramente si imposta la simulazione in questo modo, poi si realizza la simulazione e si va come output ad ottenere una mappa, cioè come stiamo andando a coprire la zona di interesse. E andando a considerare un esempio di questa mappa, ad esempio in questo caso stiamo considerando il GSM 900 MHz, quindi la potenza del segnale. Sono dei valori, come si legge dalla leggenda, rappresentati in dBm, e come si può vedere, secondo la progettazione effettuata, tutta la zona, che rappresenta un piano terra di un edificio, viene coperta in maniera ottimale, perché come vediamo siamo intorno tra i meno 80 e meno 85 dBm, che appunto è ciò che lo standard ci richiede. Andando a ragionare a 1800 MHz, quindi stiamo raddoppiando la frequenza, quindi dimezzando la lunghezza d'onda, chiaramente ci si aspetta un leggero degrado delle performance in termini di copertura. In realtà questo avviene perché si vedono delle zone un pochino più verdi, ma comunque siamo ampiamente all'interno degli standard. Infine, ho inserito anche un esempio sul 5G, quindi qui siamo a 3.5 GHz, tecnologia appunto 5G, e vediamo come ci sono alcune zone che iniziano ad apparire di colore giallo, e questo è chiaramente dovuto al fatto che siamo
ancora saliti in frequenza a parità di posizionamento degli elementi radianti, quindi è normale una condizione di questo tipo, ma anche in questo caso abbiamo rispettato gli standard richiesti dal cliente. Un concetto molto interessante che riguarda i DAS e che stiamo sviluppando ultimamente è il modello definito BIM, che sta per Building Infrastructure Modeling. In particolare in questo caso potete vedere dalle immagini la Torre Libeskind da Milano City Life, e abbiamo realizzato questo modello BIM, che è un modello molto molto utile perché ci permette di andare a schematizzare il sistema DAS in ogni sua caratteristica e proprietà. Quindi ad esempio possiamo andare a vedere il numero di remote unit che sono state installate, in quali piani sono state installate, dove sta la master unit centrale, dove sono installate le varie antenne e via discorrendo, quanti sono i collegamenti in fibra ottica, quindi veramente tutte le caratteristiche che si possono richiedere al sistema. E stiamo cercando di ragionare su un modello di questo tipo perché è chiaramente molto più fruibile e utilizzabile. In ottica 5G, ormai praticamente quasi tutti i clienti ci richiedono di poter lavorare, di installare degli apparati che funzionino 5G o 5G ready, e chiaramente il 5G è una tecnologia che è molto avanti rispetto al classico LTE che conoscevamo. In particolare il 5G si basa su un ecosistema di interconnessione macchina uomo, quindi fondamentalmente permette e abilita notevoli applicazioni. È uno standard che si basa su una virtualizzazione principalmente della rete di accesso, e come differenza sostanziale rispetto agli standard legacy, quindi ad esempio rispetto all'LTE, è che non si basa più solamente sull'aumento del throughput in trasmissione e in ricezione, ma ragiona anche in ottica di flessibilità, agilità della rete, e soprattutto su reti che siano con copertura capillare, e soprattutto su reti che siano ultra dense. Uno dei concetti più interessanti e sfidanti del 5G è il Massive MIMO. Il MIMO in realtà viene introdotto anche in LTE, ma il Massive MIMO è uno step avanti. In particolare, se con le tecnologie precedenti quello che si faceva è andare a coprire, come si può vedere dall'immagine in basso, andare a coprire più utenti con un singolo fascio di antenna, l'idea alla base del Massive MIMO è quella di andare a coprire un singolo utente con un singolo fascio di antenna, e questo chiaramente garantisce una decorrelazione tra i vari utenti, garantisce dei valori di throughput molto più elevati, una latenza ridotta e via discorrendo, quindi delle performance che sono molto molto sfidanti. MIMO sta per multi input, multi output, quindi rappresenta il concetto di avere più antenne che trasmettono e più antenne che ricevono. Questa è una cosa che in realtà su molti smartphone recenti è presente, quindi soprattutto diciamo se ragioniamo a frequenze oltre i 6 GHz nei nostri device di ultima generazione, abbiamo più antenne dislocate in maniera opportuna all'interno degli smartphone, che ci permettono questa decorrelazione e tutte le proprietà che appunto menzionavo. Come applicazioni e come abilitazioni di applicazioni per quanto riguarda il 5G ne abbiamo veramente tante, dal discorso delle smart city, smart home, video 3D, ultra HD, self-driving car, gaming e via dicendo. Con questo io ho terminato il mio intervento e lascio la parola al collega Fayez. Grazie. Forse abbiamo un problema di audio. Fayez. Sì, eccomi. Buongiorno. Grazie, Christian. Buongiorno a tutti. Sono Fayez Abusahyoun, laureato in ingegneria civile, e ho iniziato la mia carriera sempre in telefonia come un progettista strutturale in una società che si occupa della progettazione dell'infrastruttura della rete mobile. Attualmente faccio parte del team Deployment and Implementation di Inuit. Il nostro ruolo in breve, come si implica il nome, è la realizzazione dei progetti di rete telefonia mobile. Quindi il nostro lavoro inizia con la gestione dei progetti
inviati dai nostri client, che in questo caso sono i gestori di telefonia. A noi cade il ruolo di organizzare questi progetti, anche perché su una struttura sola possiamo trovare più di un ospite e quindi più di un gestore di telefonia. Questi progetti possono variare tra un semplice upgrade tecnologico che richiede un intervento informatico sul sistema esistente, ad un ampliamento del sistema fino ad un'installazione di un nuovo impianto per ampliare la copertura del gestore. Uno dei più importanti macro progetti che stiamo gestendo al momento è l'upgrade 5G di due gestori di telefonia molto importanti. Il nostro controllo consiste nella gestione dello spazio del campo elettromagnetico, il quale è limitato con le leggi ambientali e sanitarie, e anche della gestione dello spazio fisico sulla struttura stessa. Ci occupiamo anche della gestione degli impianti di alimentazione elettrica e appunto di adeguarli a seconda della richiesta del cliente. Per esempio, implementare il sistema 5G richiede sempre un aumento della potenza elettrica fornita, quindi il nostro ruolo qua sarebbe di adeguare e ampliare il sistema dell'impianto di alimentazione. Infine, anche molto importante, monitoriamo la capacità strutturale delle infrastrutture. Uno, per garantire la sicurezza dei personali e dei beni pubblici e far sì che tutto sia a norma. E due, per garantire una copertura della rete anche durante eventi naturali e meteorologici estremi. E pertanto subiamo dei rinforzi dove necessario. Inoltre, ci occupiamo anche della realizzazione di nuovi impianti per garantire una copertura telefonica più estesa, o per sostituire impianti non idonei alla normativa e alle specifici sia nostri sia quelli dei gestori. E praticamente anche proviamo sempre a trovare delle soluzioni innovative, come vedete qua, delle due foto semplici qua di un palo in legno e un palo totalmente coperto in maniera moderna. Finito, passo la parola alla mia collega Giulia. Grazie. Eccoci, ciao a tutti, sono Giulia Cicone e faccio parte del gruppo di Innovation and Engineering nel Dipartimento di Engineering and Digital Solution. Sono un ingegnere edile e appena laureata sono entrata a far parte di uno studio di architettura, ingegneria e trasporti e mi occupavo per lo più di progettazione infrastrutturale. Poi come consulente in Vodafone e Vodafone Tower all'interno dell'ufficio tecnico e mi sono occupata di digitalizzazione delle infrastrutture e verifica della progettazione esecutiva. Qui in INWIT sono da agosto 2020 e mi occupo di faccio parte appunto del gruppo di Innovation and Engineering e come gruppo il nostro scopo è quello di fornire soluzioni innovative a supporto dello sviluppo sia del business che dell'operatività interna e nell'ambito dell'ingegneria quello di sviluppare linee guida e specifiche tecniche a supporto della progettazione. Nello specifico mi occupo della digitalizzazione delle infrastrutture per tutte quelle attività di cui ci ha parlato Fayez nell'intervento precedente, tutte quelle attività vengono registrate su un modello digitale. Noi abbiamo un modello digitale di tutte 22.000 le nostre infrastrutture. Questo ci consente di avere un database relazionale grafico sempre aggiornato, che riporta al suo interno tutte le caratteristiche degli oggetti che sono a bordo dei nostri siti. E questo ci consente di risparmiare tempo, di avere più visibilità delle nostre infrastrutture, di prendere quindi decisioni, in maniera molto più rapida e quindi di massimizzare i ricavi. Qual era l'obiettivo all'inizio, della digitalizzazione delle infrastrutture?
sicuramente capire che cosa fosse, in che cosa ci fosse a bordo delle nostre torri, e gestire quindi anche gli spazi fisici, capire la vulnerabilità delle nostre infrastrutture, gestire il campo elettromagnetico, andare a fare degli interventi di manutenzione predittiva ed evolutiva e ridurre il numero di sopralluoghi, perché avendo un modello sempre aggiornato abbiamo la possibilità di evitare di tornare in sito tutte le volte che abbiamo un dubbio o dobbiamo comunque analizzare un determinato aspetto dell'infrastruttura, e possiamo analizzare a tavolino lo stato di sfruttamento delle riserve di carico dell'infrastruttura per capire se abbiamo margini per ulteriori ospitalità. E come INUIT abbiamo diversi contratti di ricerca con le università, e nell'ambito della digitalizzazione delle infrastrutture stiamo portando avanti già da 2 anni un progetto sperimentale con il Politecnico di Torino. In che cosa consiste? Consiste nel far fare a questi modelli digitali che avete visto nella slide prima uno step successivo, quindi sfruttarli con la realtà aumentata direttamente in campo tramite dispositivi mobili. Inquadrando l'infrastruttura reale, abbiamo l'overlapping con il modello digitale, e questa applicazione può essere a supporto sia delle persone della manutenzione, che hanno quindi tutti i dati relativi al singolo oggetto che stanno visualizzando in quel momento, senza necessità di portarsi dietro ulteriore documentazione, che è a supporto degli studi professionali, che devono fare quelle attività di implementazione anche a supporto dello sviluppo del 5G che abbiamo visto prima con FIAZ. Un'altra delle attività di cui mi occupo all'interno di INUIT è lo sviluppo dell'ecosistema IoT. E come ci ha raccontato prima sia Giulia che Christian, il 5G in realtà non interessa soltanto lo sviluppo della rete mobile, ma è anche un abilitatore di ulteriori use case a supporto della digitalizzazione del paese. E come ad esempio l'utilizzo di realtà aumentata, realtà virtuale, tematiche relative all'healthcare, la sorveglianza, la smart agriculture e così via. E noi come ci poniamo rispetto a questo scenario innovativo? Ci poniamo di fatto a supporto sia degli operatori, sia di tutte quelle nuove applicazioni che si stanno sviluppando ultimamente, e trasformando le nostre infrastrutture da torri passive a veri e propri hub digitali, dove raccogliere dati, ma anche utilizzarle come hosting di sensoristica o droni. Nell'anno precedente abbiamo integrato numerosi verticali, come ad esempio l'hosting e la raccolta dei dati provenienti da droni, l'hosting di sensori per il monitoraggio ambientale, la raccolta dati di sensori per il monitoraggio di infrastrutture terze e l'hosting di telecamere intelligenti che vadano a monitorare quello che è lo stato di conservazione del territorio circostante, che rilevano ad esempio pennacchi di fumo in fasi molto precoci, oppure allagamenti o strade ghiacciate e così via. E durante quest'anno, questo 2022, abbiamo in progetto ulteriori verticali da integrare, grazie anche alla spinta del PNRR, e quindi puntiamo a rendere le nostre torri delle vere e proprie infrastrutture attive a supporto della digitalizzazione del paese. Passo la parola alla mia collega Francesca. Grazie, ciao a tutti. Allora, io inizio dalla mia esperienza lavorativa, in quanto comincia proprio qui in INUIT. Infatti, subito dopo la laurea magistrale in economia e direzione delle imprese,
ho fatto uno stage proprio in finanza qui in INWIT, dove ho messo subito in pratica le nozioni apprese durante il corso di laurea, quindi ho potuto subito sporcarmi le mani, ecco, con tutte le nozioni teoriche studiate. In seguito poi ho svolto altre attività, ho fatto altre esperienze lavorative in ambiti diversi, quindi una nell'ambito bancario e un'altra nella gestione di un fondo di investimento. Ma poi la passione per la finanza d'azienda mi ha riportato in Inuit nel 2020, nel pieno quindi appunto di questa trasformazione digitale che ha travolto il paese. E come appunto sentivamo, come la conclusione di Giulia, dell'intervento di Giulia, Inuit si è fatta parte e ha voluto sostenere, ha preso, diciamo, in mano questa sfida di digitalizzazione del paese tramite lo sviluppo delle proprie infrastrutture, quindi nel rendere le proprie infrastrutture sempre più complesse e integrate e sempre meno quindi come infrastrutture passive. Ma veniamo quindi a noi. Cosa si fa nella funzione di finanza per aiutare l'azienda a sviluppare i suoi progetti e la realizzazione di questi obiettivi così sfidanti e aumentare la connettività e lo sviluppo del 5G? Allora, finanza è a supporto del business tramite il reperimento delle fonti di finanziamento. Questo avviene sia sul mercato bancario sia tramite il mercato dei capitali. Da quando sono in Inuit ho avuto modo di lavorare, tra le altre cose, all'ottenimento del finanziamento da parte della Banca Europea per gli investimenti, proprio per la realizzazione di nuove torri per la diffusione del 5G, la realizzazione di nuovi DAS, small cell e lo sviluppo delle più recenti tecnologie a supporto degli operatori. Vorrei fare un piccolo focus sulla BEI, perché come saprete è un istituto finanziario dell'Unione Europea che supporta gli investimenti validi al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'UE stessa. Quindi aver ottenuto un finanziamento da 250 milioni è indice della credibilità e solidità del piano di investimenti dell'azienda, per cui ha un nostro motivo di vanto. Per quanto riguarda invece il mercato dei capitali, in meno di un anno abbiamo concluso con successo tre emissioni obbligazionarie, quasi da configurarci come frequent issuer sul mercato obbligazionario. Abbiamo registrato una grande partecipazione ai nostri bond, infatti hanno mostrato interesse oltre 200 investitori, sia nazionali che internazionali. E questo ha consentito di andare a costituire dei book solidi, tali da raggiungere dei livelli di richiesta fino a 4,5 volte superiori rispetto all'offerta. Ecco quindi un altro esempio di apprezzamento del nostro business anche sul mercato appunto dei capitali. Infine, diciamo, un'ulteriore attività svolta nell'ambito della funzione di finanza per il supporto delle attività del business è il rilascio di eventuali fideiussioni per partecipare ai bandi del PNRR. Infatti, queste fideiussioni si configurano in BIP bond e performance bond, dove il primo avviene per la partecipazione, deve essere, diciamo, posto in essere per la partecipazione al bando di gara e serve appunto a tutelare il committente in caso in cui il partecipante poi non rifiuti il contratto una volta ottenuto il bando. E questo, diciamo, viene fatto in un primo momento, il bid bond quindi serve al momento della domanda e poi decade. Entra in questa seconda fase in gioco il performance bond, dove appunto serve a tutelare sempre il committente dalla corretta performance dello svolgimento del contratto sottostante al bando di gara. Ecco, questi erano un po' i punti su cui volevo soffermare la vostra attenzione e i più pertinenti al nostro webinar. Poi chiaramente sono a disposizione per eventuali altre domande. Grazie.
Ottimo, quindi credo di avervi, tramite appunto tutti i nostri interventi, di avervi dato un overview su quelle che sono, quello che è il nostro business, il nostro ruolo nell'ambito della transizione digitale del paese. Facendo invece un focus sulla selezione, perché ho visto che sono arrivate alcune domande proprio su questo, allora noi anzitutto non facciamo selezioni massive, ma facciamo delle selezioni veramente molto mirate, questo perché abbiamo un'organizzazione che prevede molti project manager al nostro interno. Abbiamo un totale di dipendenti pari a 250 risorse e adottiamo strategie di selezione e di attraction diversificate a seconda delle risorse che andiamo a selezionare. Stiamo anche rivedendo i nostri sistemi di recruiting interno e a breve sarà disponibile una nuova piattaforma per accogliere le diverse candidature. I punti di accesso sono diversi. Di solito pubblichiamo annunci sia su Tutored sia su alcune università in partnership. Abbiamo diverse partnership attive con università di Roma, di Milano, di Torino, di Napoli, di Venezia, quindi dove poi abbiamo le nostre sedi. Sicuramente un altro punto di accesso è il nostro portale web. E facciamo anche molto approccio diretto, quindi facciamo hunting su candidature che possono essere interessanti o facoltà che ci possano interessare di più. Dopo un attento screening dei vari curricula pervenuti, si passa ad uno screening tramite video interviste a risposta su domande preimpostate. Successivamente un ulteriore screening telefonico della durata di 10-15 minuti per la verifica dei requisiti minimi rispetto alle posizioni che stiamo andando a ricercare. Un primo colloquio motivazionale e attitudinale con HR, un secondo colloquio poi con la linea tecnica insieme all'HR business partner della funzione presso cui è aperta poi la posizione. Il percorso termina poi con un assessment online che completa e verifica la presenza delle soft skills. Noi poniamo una grande attenzione sulle soft skills che poi rilevano, no, il tratto attitudinale a cui poniamo grande attenzione anche per, diciamo, come elemento caratterizzante, poi anche per pianificare la crescita delle persone, delle nostre risorse interne. Il processo di selezione finisce con un colloquio di viso con la linea tecnica. Abbiamo una cultura del feedback molto importante, anche perché teniamo sempre presente il focus sulla persona e sulla candidate experience, quindi ci teniamo a dare feedback individuali e chiaramente sia in caso positivo sia in caso negativo. Se poi vorrete farci domande su quelle che sono la nostra organizzazione aziendale, noi oggi abbiamo anche una modalità di lavoro ibrida basata sulla fiducia e sulla responsabilità reciproca, che credo sia anche un ottimo strumento di attraction e una leva di inclusione. Siamo disponibili poi chiaramente su vostre domande. Non so se c'è Giuseppe connesso o facciamo da noi, eccolo. Eccomi qui dietro le quinte perché leggevo. Innanzitutto sono arrivate anche durante i vostri interventi. Complimenti a voi per come avete saputo rendere chiari, semplici concetti che magari possono apparire un tantino complessi. Ho visto che ci sono persone fortemente interessate. Ad esempio c'è Piero che chiede se è possibile ricevere il PowerPoint del webinar. Rispondo io, poi magari lascio la parola a voi. Piero, non ti preoccupare perché innanzitutto tra stasera e domani riceverai una mail con la registrazione perché l'incontro è stato registrato con tutti poi i dettagli relativi a Inuit. Non so se Giulia tu vuoi aggiungere qualcosina. Sì, assolutamente, possiamo rendere disponibili questi PowerPoint che abbiamo largamente spiegato durante questa presentazione a tutti coloro che possano essere interessati. Ok, grazie. Allora, poi c'è una domanda simpatica per Christian. Ti chiedono come mai sui treni ad alta velocità non prende mai il segnale.
Bella domanda, bella... no, no, scherzo. Beh, diciamo che lì lo scenario non è semplicissimo perché chiaramente un treno ad alta velocità si può muovere su tutto, lungo tutto il paese, quindi il passaggio anche tra le varie celle relative alle coperture delle stazioni radiobase che appunto menzionavo nell'intervento è abbastanza repentino, quindi sia dal discorso dell'handover è una prima cosa. Il secondo discorso è chiaramente la velocità del treno, che è molto alta e quindi appunto non è il massimo per quanto riguarda la gestione stessa. E un'altra cosa è che chiaramente non prende mai, diciamo no, a volte non prende quello sicuramente. Ci sono molte gallerie e all'interno delle gallerie ci può essere qualche problemino dovuto alla copertura. Per quel che dicevamo in precedenza, anche perché solitamente i sistemi all'interno delle gallerie sono. Non riesco a sentire Christian. Abbiamo un secondo perso il tuo audio. Il consiglio che ti do, Christian, è di fare refresh della pagina, forse è la cosa più comoda. Ok, perfetto. Allora, nel frattempo io vi condivido qui in chat il link per raggiungere tutte le opportunità di carriera con il 5G in INWIT, quindi le trovate su Tutored, ovviamente direttamente tramite il link che vi ho appena condiviso. Eccoci, mi sentite adesso? Adesso sì, ti sentiamo. Ok, perfetto. E quindi Stiamo prendendo il dicevo. segnale così come sul treno ad alta velocità. Eh sì, anch'io sono sul treno, in effetti. E quindi dicevo, sì, anche il discorso appunto delle gallerie può essere un problema perché sono sistemi un pochino datati, quindi li stiamo anche noi rivedendo alcuni di questi. Solitamente, in effetti, i treni ad alta velocità, quello che succede è che hanno una copertura Wi-Fi che viene installato direttamente sul treno stesso, quindi è vero che dal punto di vista della rete mobile non sia il massimo, ma almeno per quanto riguarda la copertura Wi-Fi, insomma, dati ci sta, ecco. Chiaro, ok. Allora, domanda di Piero, super interessato. Vi chiede: pensate che le stazioni radiobase abbiano un impatto psicologico? Sarebbe utile quindi utilizzare sistemi di mitigazione? Magari possono rispondere in concerto Giulia e Cristian su questo punto. Sì, inizia. Uguale. Vai, Vado. vai, vai, vai. In realtà noi già utilizziamo dei sistemi di mitigazione, nel senso che molte delle nostre infrastrutture sono camuffate, finti pini, finti alberi, o finti camini. Ci ha fatto vedere Fayez prima, il primo palo in legno che abbiamo realizzato. Quindi sicuramente nel corso della storia abbiamo visto che hanno un impatto psicologico nelle persone che abitano la città. Però sicuramente quello che siamo andati a fare è andare a mitigare l'impatto lì dove soprattutto sono ambienti protetti. Sì, magari aggiungo un bit di informazione in più. Chiaramente tutti le nostre stazioni radio base vanno a rispettare quelli che sono i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. Quindi sì, è vero, chiaramente quello che una persona può pensare anche dal punto di vista psicologico, sa, insomma, radiazioni di qua e di là, ma è tutto, voglio dire, controllato, super controllato in termini di sicurezza. Perfetto. Allora, vediamo se arriva qualche altra domanda, altrimenti siamo stati super bravi a rimanere nei tempi. Ovviamente sentitevi liberi sia di scrivere qui nella chat che di alzare il braccio virtuale, quindi cliccare sul pulsantino che trovate in alto sulla sinistra e questo vi dà la possibilità di accendere videocamera e microfono e fare una domanda. Dal vivo, se così possiamo definirla, e partecipare insomma con noi a questo incontro.
Intanto, Giuseppe, ti rispondo anche alle altre domande che vedo qui nel Q&A vai Giulia. sulle selezioni quando iniziamo le candidature. Noi in realtà stiamo effettuando selezioni ongoing sia sulla parte di AFC sia sulla parte più STEM. Quindi anche per rispondere alla seconda domanda sugli ingegneri energetici rientrano tutti nell'ambito STEM. Quindi effettueremo le selezioni in base anche al nostro piano organici e alle nostre di fatto esigenze interne. Quindi raccogliamo curricula che poi possa esserci utili nell'ambito di quest'anno. Allora, Piero vi risponde, vi ringrazia per la risposta e aggiunge se è possibile che i sistemi di mitigazione utilizzati possano limitare le tecnologie utilizzabili dall'antenna. Vado io? Ok. Vai, vai. Allora, no, perché sostanzialmente lì quello che diciamo, spiego un attimino come funziona. Noi abbiamo un tot di potenza che può essere diciamo, implementata su quella stazione radiobase e la andiamo ad implementare nel complessivo ospitando i vari operatori. Però chiaramente. Questo non ci limita assolutamente in termini di tecnologie e in termini, diciamo, di sistemi che andiamo appunto ad inserire. Quindi, ad esempio, se vengono richiesti GSM, LTE e 5G, si vanno ad implementare proprio questi sistemi. Non cambia assolutamente la conformazione della stazione radiobase. Anzi, con le tecnologie di ultima generazione, le antenne sono sempre più compatte, quindi lo spazio occupato è sempre minore. Perfetto. Allora, vediamo se arriva qualche altra domanda. Giulia, non so se tu vuoi aggiungere qualche altro dettaglio in merito a selezioni o comunque sia per eventuali candidati, qualche altra informazione, date o. Sì, beh, allora ci sono due annunci pubblicati, uno nell'ambito Financial Planning e Accounting, dove appunto stiamo ricercando delle risorse giovani da inserire e che possano realmente supportarci nelle molteplici attività in ambito FC. E poi nell'ambito invece più tecnologico abbiamo pubblicato un annuncio veramente molto generico su laureati STEM che in realtà ricalca un pochino tutti i nostri business, quindi vi possono essere candidature nell'ambito, per esempio, dell'innovation, quindi lato nostra referente Giulia Cicone, piuttosto che progettisti radio, quindi ambito di Christian Canestri, piuttosto che l'ambito di FIES, quindi della parte di implementation. Quindi quel tipo di annuncio nasconde poi tutta una serie di molteplici opportunità che potrebbero sorgere nel breve e medio periodo. Perfetto, precisissima. Allora, io direi che possiamo salutarci. Vi ringrazio Grazie a tutti. per la partecipazione. Ovviamente ringrazio chi ci ha ascoltato. Trovate il link qui nella chat. Ovviamente potete candidarvi, vi consiglio di farlo se siete interessati e poi appunto riceverete domani la mail con la registrazione dell'incontro. Ci vediamo la prossima volta, allora. Grazie, grazie Grazie. mille a tutti. Buona serata. Ciao. Grazie, buona serata. Grazie a tutti. È stato un Grazie a tutti. piacere, ciao. Ciao. Ciao.